Gentili telespettatori, buona giornata. La RAI. Il carrozzone. Allora, la RAI, il carrozzone statale. La emittente di Stato, o meglio, la emittente di propaganda di chi governa. È così. La RAI prende il canone, gli aiuti di Stato e la pubblicità. Canone, aiuti di Stato, pubblicità. Le altre televisioni, Mediaset, la 7 e il 9, prendono solo la pubblicità. Non hanno canone, non hanno aiuti di Stato e straguadagnano e fanno benissimo. Com'è possibile che la RAI, con il canone, gli aiuti di Stato e la pubblicità, faccia fatica? Com'è possibile? E allora tra Lega e Forza Italia litigano. La Lega dice più pubblicità per tagliare il canone. Il no di Forza Italia. Più pubblicità. E che facciamo? Più pubblicità che programmi? Allora, il punto è questo. E la domanda è questa. Perché le televisioni private vanno strabene e non hanno il canone e gli aiuti di Stato? Perché la RAI ha il canone e le pubblicità e gli aiuti di Stato. Perché quando la RAI non riesce ad arrivare in pari, lo Stato ci mette i soldi. Come mai? Forse le televisioni private sono gestite da manager capaci? Forse i costi nelle televisioni private sono in un certo modo? Cioè, forse nelle televisioni private sono capaci a fare impresa? Beh, che lo Stato non sia capace a fare impresa lo sappiamo. Avete visto che fine ha fatto l'Alitalia? Avete visto l'Ilva? Vi ricordate i grandi supermercati, GS Supermercati? Vi ricordate le Poste, le Ferrovie, quando erano statali? Che disastro! Quindi che le aziende statali non vadano bene perché lo Stato non è in grado di gestire un'azienda, questo è ovvio. Che le aziende statali siano il parcheggio di amici e parenti? È certo. Quindi amici e parenti e poco curriculum, quindi meno professionalità e più amici e parenti? Quindi il discorso sulla televisione di Stato è un carrozzone che ci portiamo dietro. E così arriva la Lega che dice più pubblicità per abbassare il canone. Non piace però a Forza Italia. La proposta di legge è stata presentata dal deputato leghista Stefano Candiani, che in una nota ha spiegato: aumentare di un punto percentuale la pubblicità della TV di Stato garantirebbe una raccolta di quasi 600 milioni che darebbero all'azienda la possibilità di una maggiore autonomia sul mercato. La presente proposta di legge, composta da due articoli, prevede l'aumento dei limiti di affollamento del tetto pubblicitario della RAI. Nel 2022 gli spot valevano complessivamente circa 500 milioni di euro. Un aumento di un punto percentuale porterebbe la cifra complessiva della raccolta a poco meno di 600 milioni, dando all'azienda la possibilità di una maggiore autonomia sul mercato. Forza Italia è contraria. Dice: non siamo d'accordo. Fonti appunto di Forza Italia avrebbero parlato di una proposta di legge non concordata che non fa parte di un accordo di governo, aggiungendo che il tema è stato già affrontato in occasione dell'ultima legge di bilancio, quando ci fu la stessa proposta. Il canone RAI, secondo Forza Italia, è il più basso d'Europa e non vogliamo trasformare la RAI in un'azienda commerciale. Si deve invece potenziare la differenziazione puntando sulla qualità dei contenuti. Io una proposta ce l'avrei. Perché una bella delegazione dello Stato
e portandosi dietro anche tutti i manager della RAI, perché non vanno a fare un bel corso sul 9, su Mediaset, la 7? Ah, la 7 no, sono di sinistra? Allora perché non andate da Pier Silvio? Scusate, oggi c'è un governo di centrodestra. All'interno del centrodestra ci sono i proprietari di Mediaset. Oggi il governo ha il controllo sulla RAI. Perché il governo, lo Stato, i manager della RAI non vanno a fare un bel corso a Mediaset di come si gestisce un gruppo televisivo? Ecco, fate dei corsi a Mediaset con varie tematiche, come si gestiscono i costi, come si fanno i programmi, costi e benefici di un programma, come si fa i manager, come si gestisce una società. Perché non fate questi corsi intensivi per far capire a chi gestisce la RAI come si fa impresa in questo settore? Caspiterina, non volete andare dalla 7 perché sono quelli cattivi di sinistra, quelli che trasmettono poi i video di Fanpage? Caspita, allora andate da Mediaset, scusate. Forza Italia, c'è la famiglia Berlusconi che è proprietaria di Mediaset, portate i manager pubblici e chi si occupa di RAI a fare un bel corso a Mediaset di come si fa impresa in questo settore. La vedo molto semplice. È vergognoso che i manager della RAI vadano a fare un corso di come si fa il lavoro? Però questa è la realtà. Quindi, piuttosto che aumentare la pubblicità e tutte queste cose qua, forse in RAI dovrebbero imparare come si fa impresa. Andate da Mediaset. Chiedete aiuto a Mediaset o una consulenza, che dei consulenti di Mediaset entrino in RAI e sistemino la RAI. Ci metterebbero molto poco a dire taglia qui, manda a casa quello, troppo personale, i costi sono esagerati. Chiamate i manager di Pier Silvio, manda dei consulenti, degli esperti dentro la RAI e sistemate la RAI, la fate diventare come Mediaset. Non è meglio che le varie proposte di legge? Io direi di sì. Lo faranno? Mai. Assolutamente non lo faranno. Mai. Arrivederci a tutti e grazie.